Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: ex bonus di Avanti, un altro Sara Croce ha ceduto il testimone a Sofì Codegoni, che è stata reclutata direttamente da Sonia Bruganelli. L'esperienza nel daytime di Paolo Bonolis è stata decisamente formativa per la Hit Girl, che oggi è impegnata in vari progetti professionali. Sara ha anche un vivace seguito su social, il suo account Instagram conta tantissimi fans che lei allieta con i suoi bellissimi scatti. Sara Croce allenamento OT in palestra. Dalle immagini in costume a quelle di scena, Sara riceve sempre tantissimi complimenti, è bellissima, spontanea e merita le attenzioni che riceve. Nei giorni scorsi ha pubblicato alcuni scatti in palestra, l'outfit fitness è da urlo e non poteva che ricevere tantissimi like. Leggings azzurri, maglietta bianca corta con nodo in vita, capelli raccolti e make-up acqua e sapone. L'ex bonus non può non far impazzire i social. Recentemente Sara è stata al centro del gossip per la storia avuta con il petroliere Hormuz Vaski. Relazione finita in modo drammatico che ha avuto alcune conseguenze negative per la Hit Girl. L'influencer ha provato a fare chiarezza sulla situazione concedendo un'interessante intervista alle Iene, a cui ha respinto le accuse di truffa rivoltele dall'ex, che a sua volta è stato accusato di stalking. Sara ha parlato di sé e dei suoi progetti, le piace fare la modella ma è anche iscritta all'università. Ho fatto il liceo scientifico, e adesso faccio la IULM, comunicazione d'impresa. Ha poi aggiunto che vive con i genitori ma lavora da quando aveva 16 anni, ho fatto la modella da quando avevo 16 anni, proprio in un'agenzia di moda, poi ho fatto Miss Italia nel 2017, sono arrivata quarta, ho fatto Madre Natura e poi la Bonus davanti un altro. Sara Croce Instagram tv.saracroce, sono stata ammagliata da questo magico uomo. Sara Croce ha poi raccontato come ha conosciuto Hormuz Vaski. L'ha corteggiata per un periodo ed è stata affascinata dai suoi modi di fare, cene, viaggi e regali lussuosi, un mondo apparentemente magico. Dopo un periodo ha deciso di dargli un'opportunità, sono stati insieme per alcuni mesi, ma poi la relazione ha cominciato a vacillare. Sara avrebbe voluto più indipendenza nonostante lui non le facesse mancare nulla. Dopo varie liti, un riavvicinamento avvenuto post lockdown, Sara ha deciso di chiudere la storia a causa anche di un atteggiamento decisamente prepotente dell'uomo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.